Ciao a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. Ho la maglietta di Capitan America, la classica maglietta di tessuto osceno che si usa per allenarsi, che mi va enorme perché in realtà non era mia, per parlare di sport, sport e lettura in realtà, partendo da questa riflessione che mi è sorta così. Ovvero, il più delle volte si associa la categoria lettore a persona non sportiva, comunque i lettori e gli sportivi vengono tenuti a debita distanza, ritenute categorie distanti da loro anni luce, perché il lettore viene rappresentato come la classica persona che non ha voglia di fare attività sportiva, che si chiude in casa a leggere, che preferisce la lettura allo sport, ci sta per carità, eh? Mentre lo sportivo è il fissato con la palestra, che non prende in mano il libro neanche a pagarlo e solleva solo pesi, di certo non materiale e culturale. Però questo mito va sfatato perché io conosco tanti lettori forti che leggono tanti libri o che fanno anche video qua su BookTube, che sono anche persone che amano fare sport. Io sono in quella categoria, mi ci autopongo, cioè io non sono una persona particolarmente amante dell'idea di fare sport, mi piace il risultato, la conseguenza, cioè a me piace avere un fisico tonico, atletico, essere, insomma, sentirmi a mio agio col mio corpo, perché mi piace essere in forma sostanzialmente, ma non è detto che tutti debbano farlo, questo è più che palese. Ma le immagini stereotipate della persona nerd oppure del videogiocatore che è solo davanti alla console, o del lettore che sta solo attaccato ai libri, non esistono più. Grazie a Dio delle persone hanno delle personalità e tanti interessi differenti e quindi non sono delle macchiette, quindi partiamo già da un'affermazione di per sé stereotipata che non corrisponde alla realtà, perché una persona non è solo un oggetto o gli oggetti, insomma, che legge in questo caso, ma è tante altre cose. Quindi partiamo già dall'assunto che tutto ciò che lega le persone a una sola caratteristica è sbagliato. Ed è chiaramente inutile generalizzare sulla distanza di particolari hobby l'uno dall'altro, perché è stupido. Quello di cui però vi volevo parlare associando lo sport alla lettura è l'unione delle due attività, ovvero è possibile leggere anche mentre si fa sport? E l'idea mi è venuta in realtà da un'altra domanda che è: com'è possibile avvicinare i lettori che rifuggono lo sport all'attività fisica? E secondo me c'è un metodo, persone che ovviamente devono essere alla base predisposte perché se non avete voglia di fare sport, nessuno assolutamente vi viene a fare la morale, potete fare quello che volete della vostra vita, è una vostra scelta personale. Io mi rivolgo alle persone che sono lettori e che magari non riescono a organizzare le loro giornate, non riescono a trovare il tempo di fare tutte le attività che vorrebbero, magari sono anche interessate ad intraprendere un'attività sportiva, non sono particolarmente invogliate, così come lo sono io, per carità, la voglia di fare sport è sempre pochina. Perché si vorrebbe avere già la pappa pronta e il fisico perfetto da modella della Victoria's Secret. È difficile approcciarsi allo sport, nonostante si abbia il desiderio di farlo, di migliorare se stessi e il proprio corpo, perché comunque è un'attività faticosa, soprattutto se non si è stati abituati a svolgerlo. Io sono fortunata perché i miei genitori mi hanno abituata a fare sport sin da quando avevo 3-4 anni, quindi è una costante che c'è sempre stata nella mia vita e che non smetterà mai di esserci perché fa parte di me. Quello di cui voglio parlare io sono dei consigli, delle mie riflessioni e pensieri su come unire lo sport e la lettura, in particolare grazie all'utilizzo degli audiolibri e della mia esperienza con questi, che purtroppo è ancora molto limitata, ma che spero possa espandersi il più possibile. Partiamo dall'assunto che sì, è possibile fare sport e al contempo leggere grazie all'ausilio degli audiolibri. Che cosa vi serve? Un telefono cellulare, delle cuffie e uno sport a cui dedicarvi. Partiamo da quest'ultimo. È chiaro che se voi frequentate o volete frequentare dei corsi che possono essere danza o proprio degli sport di squadra, è difficilissimo, anzi è impossibile fare questa attività. Ma il più delle volte chi fa questi sport li fa da anni o comunque è molto motivato. Però ci sono anche altri corsi, come per esempio quelli forniti dalla palestra come Zumba e Similia, che possono avvicinare allo sport anche persone che non sono abituate o che vogliono provare qualcosa di nuovo. E chiaramente, purtroppo, ragazzi, in questo caso è difficile unire le due cose, proprio perché bisogna seguire la musica, bisogna seguire un istruttore e non si possono fare 3.000 cose, non abbiamo il dono dell'ubiquità, eccetera, eccetera. Mentre per quanto riguarda sport che si possono svolgere in maniera del tutto autonoma, come per esempio la palestra, nel senso della sala attrezzi, sala pesi,
e la corsa è assolutamente possibile. Oltretutto sono anche soluzioni un po' più economiche rispetto alle altre per chi si vuole approcciare allo sport, perché la corsa richiede solamente che voi acquistiate un abbigliamento sportivo, delle scarpe da corsa preferibilmente perché ne va della vostra salute e dei vostri piedi durante la corsa, perché delle scarpe inadatte ve lo potrebbero rendere ancora più difficoltoso, e delle cuffie e un telefono, insomma. A palestra ovviamente richiede un'iscrizione che però nella maggior parte dei casi non è un costo eccessivo, può essere contenuto, dipende insomma dalle palestre e da cosa offrono. Ovviamente se andate alla Virgin non vi aspettate cifre bassine. Quindi io mi voglio concentrare su queste due tipologie di sport e sulla mia esperienza personale. Io negli ultimi tempi ho ascoltato audiolibri mentre andavo a correre. Io adoro tantissimo correre, è un'attività che ormai svolgo da qualche anno, ma che sto facendo con più frequenza da quest'anno, perché da gennaio sono andata a correre più volte al mese ripetutamente, perché sono stata molto invogliata, ho superato anche il trauma del freddo e quindi oltre alla solita musica ho provato qualcosa di diverso e non avendo mai provato gli audiolibri, questo approccio l'ho trovato molto interessante. Torniamo un attimino solamente alle altre apparecchiature e attrezzi che servono in questi casi, le cuffie. Se dovete correre, potete benissimo correre con le cuffiette, con il filo io lo faccio senza problemi e mi trovo comunque comoda. E io non ho nemmeno le bandelle, le cose che si attaccano al braccio dove inserire il telefono, perché mi dimentico sempre di acquistarlo e mi tengo semplicemente il telefono in mano. Ma se voi siete scomodi, vi potete trovare benissimo da Tiger o da qualsiasi altro negozio semplicissimo questi accessori che costano sui 5 euro, quindi una spesa veramente esigua. Per andare a correre spendete veramente, veramente poco. Anche per delle scarpe decenti da corsa si spende pochissimo. Considerate che io ho delle Mizuno da corsa, se trovo una foto ve la lascio qui da qualche parte, che sono costate in sconto sui 29 euro, che per delle scarpe professionali da corsa, mi sono mangiata le parole, è veramente una cifra bassissima, ma si trova anche qualcosa di meno, magari dalla Decathlon, anche se lì non è esattamente il massimo per quanto riguarda la scarpa, la tenuta del piede, eccetera. Tornando alle cuffie, mi sto perdendo un sacco, per la palestra potrebbe essere un pochino più complicato invece utilizzarle. Questo perché se fate degli attrezzi o fate degli esercizi in cui vi dovete muovere o comunque dovete spostare gli arti è più complicato, chiaramente se voi correte col telefono in mano fate solo questo di movimento e invece in palestra è un filo più difficile. Lì sarebbe ottimale cercare delle cuffie Bluetooth, non vi dico quelle della Apple che costano 180 euro e passa, ma delle cose simili che si possono trovare su Amazon sempre a prezzi comunque non esagerati. Io non ho avuto modo di provarle, ma a breve penso proverò perché devono essere comodissime, io voglio assolutamente provarle, voglio provare l'ebbrezza di non avere i fili in mezzo a rompere le scatole, anche perché io al momento ho fatto per 2 anni CrossFit e non ho potuto ovviamente ascoltare audiolibri per questo motivo, essendo un corso, ma a settembre vorrei riprovare ad andare in palestra perché ultimamente mi sto avvicinando un po' più alla visione del fisico da palestra più che da corso, cioè voglio modellare in maniera più seria il mio corpo e in palestra mi piacerebbe tanto avere proprio le cuffie Bluetooth e poter ascoltare i miei audiolibri in santa pace o la musica, quel che mi pare, insomma. Torniamo invece alla mia esperienza che in questo caso riguarda la corsa, ma può essere benissimo sostituito e applicato alla palestra. Gli audiolibri, il mio dubbio iniziale riguardava la mia concentrazione, perché chiaramente io quando vado a correre i miei pensieri divagano tantissimo, magari mi faccio distrarre dalla natura, da vari pensieri. Però se il libro vi interessa, vi assicuro che questo difficilmente accade. Io ho letto, ascoltato, insomma, il primo libro di Harry Potter con Audible, ho provato un mese gratuito, poi l'ho disattivato semplicemente perché sono povera, lo fare schifo, ma è un'applicazione che io trovo validissima, con dei titoli veramente interessanti, tra cui Harry Potter, letto da Francesco Pannofino, che è una meraviglia, ragazzi, bellissimo. E quindi mi sono ascoltata a ripetizione ore e ore di Harry Potter mentre andavo a correre e anche mentre ero in macchina in altri momenti della mia giornata, in realtà, perché ero assolutamente innamorata della voce di Pannofino ed ero immersa totalmente nella lettura, ascolto, insomma, del libro. Dicevo, il vantaggio è che ti fa concentrare sulla storia, sulla voce dell'attore, doppiatore, la persona che legge in maniera eccelsa il libro.
ti fa invece lasciare da parte tutta la fatica, il tempo che ti grava sulle spalle, la durata dell'allenamento, che sono cose che il più delle volte scoraggiano, soprattutto persone non molto allenate o alle prime armi per quanto riguarda gli sport. E vi posso assicurare che una qualsiasi attività sportiva, che sia la palestra o la corsa, può essere resa molto molto migliore, più interessante e può essere molto più motivata avendo in mente che arrivato a quel punto tu potrai ascoltare i tuoi audiolibri e comunque farai lo stesso ugualmente qualcosa che ti piace e ti fa stare bene. In entrambi i casi si tratta di attività meccaniche, ripetitive. Nella corsa bisogna muovere le gambe. Una volta acquisito lo svolgimento degli esercizi è tutto meccanico e giunge senza problemi, non bisogna pensarci eccessivamente e quindi non si viene turbati eccessivamente nell'ascolto, non si viene distratti ovviamente, a meno che ci siano fattori esterni, vi mettete a guardare il telefono, e in tal caso le cuffiette col Bluetooth sarebbero il top, perché voi lo tenete distante, magari appoggiato da qualche parte in palestra o inserito nell'accessorio sul braccio quando andate a correre, e non vi distraete, ascoltate solamente e nel mentre portate avanti l'attività fisica. La mia esperienza in tal senso vi posso assicurare che è stata davvero davvero positiva, soprattutto in giorni in cui mi allenavo più volte di fila, cioè non nello stesso giorno ma più giorni di fila, quando anche la stanchezza si faceva sentire sulle gambe, facevo fatica ad andare avanti. I libri aiutano veramente tanto perché ci si focalizza sulla storia, che è bella, è piacevole, è di intrattenimento e tiene compagnia, e l'allenamento vi assicuro che pesa un quinto di quello che realmente è. Comunque si tratta sia di un incentivo allo sport che comunque da persona sportiva io raccomando sempre, perché fa bene alla salute, vi fa stare bene col vostro corpo, previene malattie e problemi vari, e al contempo potete svolgere un'attività che vi piace, che è una vostra passione, e ottimizzate i tempi, insomma potete fare entrambe le cose, poi tornare a casa e dedicarvi alla lettura di un libro cartaceo senza alcun problema. E vi consiglio davvero tanto l'app di Audible, nessuno mi ha chiesto di parlare, lo sto facendo io spontaneamente perché ho avuto un'esperienza positiva, perché è ricca di contenuti, magari fate una prova, e se il costo vi sembra esagerato vi posso comunque dire che su YouTube qualcosina di audiolibri dovreste trovarlo, e c'è un altro luogo interessante dove trovare audiolibri, ovvero Rai 3, soprattutto nel podcast ad alta voce. C'è sia l'applicazione su Spreaker, che però in realtà ho scoperto che cancella le puntate troppo vecchie, quindi ve lo sconsiglio in tal senso, ma c'è l'app proprio di Rai 3 in cui voi trovate il podcast ad alta voce e tutti gli audiolibri che hanno letto, che per il momento sono davvero tanti. Io sto ascoltando Cime Tempestose, me lo sto in realtà diluendo molto nel tempo perché al momento sto ascoltando più video su YouTube che altro, perché sono indietrissimo, quindi ci tengo a recuperare, ma se non fosse per quello mi ascolterei gli audiolibri. E sto ascoltando appunto solo Cime Tempestose, e nonostante la voce della lettrice non mi faccia impazzire, l'esperienza comunque è più che positiva perché è un prodotto gratuito, la traduzione è ottima, e quindi grazie Rai per aver fatto questa cosa. Io ve lo consiglio tantissimo se non volete spendere i soldi di Audible, che ci sta assolutamente, ma io vi consiglio comunque di fare una prova perché ne vale assolutamente la pena. Quindi fatemi sapere se voi siete sportivi, se praticate qualche sport, se avete iniziato ad ascoltare audiolibri, da quanto lo fate, come vi trovate, a cosa associate questa attività. Fatemi sapere insomma tutte le cose legate a questo argomento, lo trovo molto interessante. Spero di riuscire ad ascoltare quanto prima altri audiolibri. Cime Tempestose, tra l'altro, spoiler, mi sta piacendo molto molto, e vorrei continuare anche Harry Potter. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, mettete un like, commentate, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se i contenuti che porto vi piacciono. Esiste anche la campanella per rimanere sempre connessi alle mie attività e sapere che cosa faccio, evitando il rischio che il video non vi appaia nel feed, nella home di YouTube. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!